Peace. Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Ragazzi, siamo finalmente in un nuovo unboxing. Dopo lo scorso unboxing, ragazzi, quello dell'anello dell'antiflash, spero vi sia piaciuto e lo abbiate guardato in tanti. Andiamo a scartare, ad unboxare, ragazzi, un nuovo oggetto che mi è arrivato da fuori Italia. L'ho comprato precisamente su eBay, avrete già capito dal titolo. Stiamo parlando, ragazzi, degli orecchini Potara. Io non so adesso come sono all'interno, io li ho ritirati arancioni, ragazzi, come quelli di Zamasu di Dragon Ball Super, perché mi piaceva quel tipo lì. Ovviamente ce n'erano anche altri tipi, tipo quelli di Black Goku, quelli di Gogeta, di Zarbon, c'erano vari tipi, però ho deciso di ordinare quelli di Zamasu della saga di Dragon Ball Super, che erano di colore arancio. Raga, il pacco ce l'ho qui, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, raga, eBay, come potete vedere, l'ho già scartato, nel senso la plastica qui, per vedere cosa ci fosse dentro, ma è tutto chiuso, ci sono altri pacchetti. Quindi, raga, andiamo ad aprirlo assieme. Qui c'è questa busta che tipo si piega, raga, guardate come una fisarmonica. Quindi, raga, andiamo a tirare assieme dentro, vedete la mano entrata dentro. Ed ecco qui, ragazzi, c'è questo pacchetto qui, questo pacchetto con alcune informazioni su. Allora, eccolo qua, ragazzi, questo possiamo buttare, come al solito. Ed ecco qua, ragazzi, abbiamo questo tipo di... Allora, devo un attimo aprirla, raga. Ecco, non è molto facile. Proprio la carta. Ecco, quasi strappato già. Ok, vediamo, raga. Sto cercando di prenderlo. Allora, c'è qualcosa di strano, ragazzi, qui dentro. Che cavolo è? Oddio. Raga, un pacchetto piccolissimo. Più piccolo addirittura di quello... Un piccolo cartoncino, guardate le dimensioni, cioè, raga, mamma mia, quanto l'anello dell'antiflash, piccolissimo, ma il cartone addirittura è più piccolo di quello del cartone dell'anello. E qui, ragazzi, come potete vedere, c'è l'immagine del Potara. Vediamo se lo mette a fuoco, eccolo qua, c'è l'immagine del Potara già sul cartone, quindi, raga, io non vedo l'ora, qui c'è tipo un fiocchetto. Ah, l'ho già tolto, cioè, sfilandolo semplicemente, raga. Ok, raga, andiamo ad aprirlo assieme. Allora, vediamo che cosa c'è dentro. Oh, raga, mamma mia, già inizio a vederli. Vediamo, li metto già a fuoco, ve li faccio vedere prima a voi e poi a me. Raga, li vedete? Mamma mia. Vi giuro, sono Potara, credo siano originali. Sono proprio orecchini indossabili, mamma mia. Allora, c'è questa semplice bustina, ragazzi. Qui non c'è più niente, c'è solo tipo una paglietta sotto. E nella busta credo non ci sia più nulla. No, infatti, non c'è più nulla. Quindi, raga, semplicemente tutto quel pacco per niente di che, cioè solo due orecchini. Importante, ragazzi, che fino alla fine sono arrivati, perché li stavo aspettando davvero tanti, dicevo, ma quando arrivano? E alla fine oggi, a sorpresa, ragazzi, sono arrivati. Ora vi faccio vedere. Allora, ok, tiriamoli fuori, raga, tiriamoli fuori. Eccoli qua, raga. Mamma mia, raga, guardate. Vediamo se lo mette a fuoco, mettendolo vicino. Ok, raga, quindi eccoli qua, guardateli per me, spero che qui almeno li metta a fuoco. Sto guardando anch'io la webcam per controllare. E raga, eccoli qua, non sembrano chissà che, sono piccolini, guardate. C'erano anche un altro modello che facevano tipo delle palline qui, tipo delle sfere più piccole, prima di arrivare appunto alla sfera grande, appunto all'orecchino stesso. Ma io ho ritirato questo qui, ragazzi, perché alla fine quello di Zamasu è proprio così. Zamasu poi è un altro personaggio, raga, che mi piace. E sembrano fatti bene, raga, credo plastica normale, sì, plastica normale, e questi vengono praticamente appesi all'orecchio. Io vorrei provarlo, sinceramente, raga, che cavolo vi sto dicendo adesso, cioè vorrei provarlo uno qui, vediamo se magari me lo vado a montare, raga, e poi torno e lo faccio vedere già montato. Ok, ragazzi, ho fatto cambio di orecchino, questo qua è quello che uso io di solito, che è un semplice cerchietto, forse un po' più doppio del normale, tipo argento, no? A me piace questo tipo di orecchini qua. E qui, ragazzi, al mio orecchio vedete il Potara, l'ho già montato. Raga, veramente facilissimo da mettere, proprio un click. Lo apri e lo chiudi velocemente, cioè non ci vuole un cazzo a metterlo, vi faccio vedere. Cioè, una cosa semplicissima, cioè, raga, così. Guardate, questo è il Potara, io vado ad aprire qui. Ecco. Vediamo se lo faccio vedere, ecco qua. E si richiude facilmente, non ci vuole proprio niente. Quindi, e io me lo sono messo qui l'orecchio, ovviamente non lo porterò in giro, ragazzi, cioè che figure farei, ovviamente. E poi sembra, devo dire che messo a una persona reale, non in un cartone animato, dà l'effetto di essere
tipo una donna, no? Nel senso, sembra tipo un orecchino da donna, quindi sembrerebbe male portarlo in giro, cioè, raga. Queste sono più da collezione, infatti l'anello è una cosa, invece questo qui, ragazzi, ipotar, sfortunatamente non li posso mettere, ma neanche tutti e due, perché non ho neanche il buco a quest'altro lato, quindi non posso neanche portarli tutti e due. Magari si dovesse perdere uno, avrò l'altro. Io pensavo, raga, fosse solamente uno il potare, invece me ne hanno portati tutti e due. E ne avevo ordinato uno singolo, invece me ne hanno dati tutti e due. Evidentemente non costano poi così tanto. Alla fine, raga, è tutta plastica. Qui è plastica ottonata e qui è plastica normalissima, almeno. Almeno così sembra. Cioè, raga, una figata. Quando almeno muovo l'orecchio, cioè muovo la testa, la scuoto, l'orecchino si muove, che è una bellezza. Cioè, me lo sento toccare qui, proprio vicino alla mia barba. Che non mi voglio tagliare, raga, perché a me piace così, sinceramente. E, cioè, devo dire, raga, veramente una figata. Ti rende tipo un personaggio diverso dalla realtà, come se esci dalla realtà e sembri, non so, qualcos'altro. Veramente, sembra che appartiene a qualcos'altro questo, non appartiene alla realtà, per dirvi. Vederlo in un cartone animato, poi vederselo addosso, fa quel po' di strano che vi sto dicendo. Cioè, è una cosa incredibile. Comunque, raga, non pesa neanche niente, non, quasi non me lo sento. Solo se lo muovo lo sento un po' che oscilla, ma raga, veramente una figata. Io ve lo consiglio, basta che scrivete su tipo eBay o Amazon, non lo so dove precisamente li vendono, ma io su eBay li ho comprati, Potara, tipo Zamasu Potara o Gogeta Potara, una cosa del genere, e sicuramente, raga, vi usciranno. Cioè, ma è una cosa incredibile, stanno realizzati veramente bene e sono facili da montare, questo non me l'aspettavo. Nella busta, raga, poi non c'è più nulla, effettivamente non c'è più nulla, e in Italia credo di essere l'unico, raga, a fare questi tipi di video di unboxing di cose speciali. Non credo che lo faccia qualcun altro, ma in America, attenzione, ho visto YouTuber che hanno fatto la mia stessa cosa, nel senso sia l'unboxing dell'anello di antiflash sia dei potares, e lo hanno anche loro indossato. Ecco perché non mi vergogno di indossarlo, perché appunto, ragazzi, è un orecchino, va indossato, va fatto vedere com'è, ed è secondo me una figata pazzesca. Fa nulla che sono di plastica, raga, non è che ci possiamo aspettare chissà che, comunque sono orecchini validissimi. E va bene, ragazzi, io spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Non è un granché, raga, non è un chissà quale unboxing, alla fine sono, per dirvi, pacchetti piccolissimi, quindi andiamo solo a scartare la roba e ce la vediamo assieme praticamente. Ecco, così è tutto. Siccome non mi va di unboxarli da solo, ma di condividere sempre, come dico sempre, tutto con voi, mi va di fare il video, appunto, e portarlo sul canale, almeno per portare, raga, qualche contenuto diverso. Io spero, ragazzi, che seguiate anche le mie serie, non solo gli unboxing, solo i vlog che sto caricando, ma anche le serie, raga, perché soprattutto Xenoverse 2 e Just Cause sono le mie due preferite. Poi anche Watch Dogs e Sleeping Dogs, non le amo quanto le prime due che ho detto, però voglio comunque che le guardiate anche senza lasciare like, nel senso, sono contento se la guardate, nel senso, non mi interessa più di tanti like, l'importante è che guardate i miei video, quello mi interessa. Alla fine il canale, raga, va avanti per quello, per essere guardato. E va bene, ragazzi, io chiudo quel video, non so che altro dirvi, questi orecchini ovviamente sono una picata, e se volete ordinarli pure voi, raga, basta che cercate su eBay, vi ho detto Potara, tipo earrings, che in inglese significa appunto orecchini, orecchini potara, quindi earrings dovete scrivere, oppure usate il traduttore per capire come si dice in inglese appunto orecchino, e poi lo scrivete, ragazzi, su eBay, andate su eBay, ricercate, e quello che vi trova, vi trova. E io non li ho pagati neanche tanto, dovete capire, ragazzi, che non mi ricordo neanche, perché l'ho comprato tipo un mese fa e poi mi sono arrivato adesso, perché vengono da fuori continente, tipo dall'America o dalla Cina, non ricordo adesso, e ho pagato praticamente più la spedizione in anticipo che gli orecchini stessi, cioè quello che vi voglio dire, cioè è una cosa stranissima, però purtroppo è così. E va bene, ragazzi, io concludo il video portando ancora l'orecchino all'orecchio, non me lo voglio togliere, voglio vedere un po' come mi sta. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!